Bella a tutti ragazzi, sono Antonio, il vostro scassascatole di fiducia. Oggi siamo di nuovo sul mio canale per commentare un'altra vettura della classe del campionato GT Open. Ricordo a tutti che si svolgerà a settembre, quindi dai con le iscrizioni. Non perdiamoci in chiacchiere, mancano altre poche macchine, abbiamo quasi finito e andiamo a vedere il giro. Eccoci qui, la macchina di prova, come avrete già capito, è una McLaren MP4 12C. Abbiamo 3 minuti sì e no per commentare questa macchina, anche se ne servirebbero molti. Allora, questa macchina secondo me assomiglia molto alla Plymouth Superbird, perché ha il davanti dello squalo, all'anteriore dello squalo, esattamente come la Superbird. Pregi e difetti, vediamo prima i difetti. È molto nervosa, io l'ho provata col pad ed è impossibile. Scappa, sfugge, tende a sovrasterzare, invece col volante esce molto meglio dalle curve, si inserisce anche molto meglio perché la frenata è molto modulata. Allora, questa macchina ha pieno regime, quindi 600 punti prestazione, ha 600 cavalli e 1105 kg di peso, il che significa che sta macchina vola letteralmente, è un missile in accelerazione e in velocità di punta, soprattutto anche in frenata, molto stabile in frenata, anche se a causa della sua leggerezza spesso e volentieri non mette peso sulle ruote di frenata, quindi quelle anteriori, e blocca. Questo è un problema che vedremo anche sulla Ferrari. Però non vi anticipo molto riguardo la futura macchina, i prossimi episodi. La pecca, appunto, è il nervosismo di questa macchina. Essendo molto leggera, è anche molto nervosa. Noterete sicuramente che quando prenderò il cordolo nel secondo giro della seconda curva, la macchina si mette su due ruote. Quindi questo può essere un danno, anche perché si perde velocità in uscita. Molto, ma molto piccola, quindi è velocissima nelle curve strette e soffre un po' di sottosterzo nelle curve veloci, viceversa. Velocità di punta intorno ai 320 all'ora a Monza, ora non mi ricordo bene, e questa macchina è il Sinless. Infatti se notate nelle cambiate in scalata, sì, in scalata, ecco, la macchina, il cambio non si sente proprio, arriva all'altra marcia impercettibilmente, anche dal punto di vista della stabilità, è molto ma molto stabile dal punto di vista del posteriore in frenata. Bene, il video è quasi terminato, io vi ricordo che ci vedremo martedì, ci sentiremo meglio martedì, con la prima delle macchine italiane, ce ne sono tre ammesse al torneo, quindi vedremo il primo dei primi. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.